nel 1915 Wilhelm von Bode, grande conservatore e storico dell'arte tedesco, scrisse sul New York Times che il più grande tesoro per un collezionista d'arte americano era potersi aggiudicare un quadro di Johannes Vermeer. Gli americani ascoltarono fino in fondo il messaggio di Bode, tant'è che oggi si trovano più Vermeer nella East Coast americana fra Washington, Boston e New York di quanti non se ne trovino fra Amsterdam, Delft e L'Aia. Sono 14 su 36 i quadri di Vermeer che possiamo ammirare in questa zona della East Coast. Gli argomenti di Bode erano di due ordini. Il primo era la rarità di Vermeer, un argomento che ci sembra banale ma capace di fare una grandissima presa sull'immaginario dei magnati americani abituati a disputarsi gli affari in modo feroce. L'altro argomento era più profondo, e cioè che Vermeer era un pittore, uno dei rari pittori del Seicento, le cui atmosfere, i cui silenzi, i cui valori formali erano straordinariamente simili a quelli della pittura moderna. In qualche modo Vermeer sembrava un artista fuori tempo, un po' come Piero della Francesca, nato nel Novecento o per piacere al Novecento. Questa affermazione di Bode è carica di futuro e in effetti negli anni successivi vediamo che un grande artista americano come Edward Hopper, nei suoi quadri di interni newyorkesi, adotta alcuni modelli stilistici che riecheggiano la pittura di Vermeer da un punto di vista formale e da un punto di vista della tensione fortissima fra ciò che succede all'interno delle stanze delle case di New York e ciò che succede nella nervosa, febbrile strada della metropoli. È un rapporto questo che va avanti negli anni, in qualche modo New York e Vermeer si identificano e nel 1990 un film che diventerà di culto, Tutti i Vermeer di New York di John Jost, non solo lega una storia ai quadri conservati nelle collezioni della Grande Mela, ma riesce anche a girare questo film secondo un modulo formale ispirato direttamente ai quadri di Vermeer. Da un punto di vista dei contenuti e della forma, Vermeer e New York erano ormai indissolubilmente legati. Siamo al Metropolitan Museum di New York, il museo che al mondo possiede il maggior numero di quadri di Johannes Vermeer, ben 5. E questo di fronte a noi, questa ragazza che dorme, è il dipinto più antico non solo fra quelli conservati al Met, ma è anche il dipinto più antico in cui Vermeer dipinga una scena di interni, non con un taglio caravaggesco, ma con quel taglio di ferma, potremmo dire di natura morta, che poi sarà la cifra di tutta la sua produzione. È un quadro grande per le dimensioni consuete all'artista ed è un quadro in cui le figure, la figura umana, l'unica figura umana, acquista un sapore monumentale, una dimensione, un'attitudine monumentale, anche se è pareggiata caravaggescamente agli oggetti. Alcuni di questi oggetti saranno riconoscibili durante tutta la carriera dell'artista come una vera e propria attrezzeria di scena. Il tappeto turco, usato come tovaglia, il bellissimo piatto di porcellana cinese
ricorreranno per esempio nella Ragazza di fronte a una finestra di Dresda, saranno oggetti come la brocca bianca che costituiranno un corredo continuo, un basso continuo lungo tutta la produzione dell'artista. Che cosa rappresenta esattamente questo quadro? La scena è una scena quotidiana che riguarda la vita di una cameriera, di una ragazza di casa, che è la protagonista di questo quadro. Questa scelta non era inusuale nella pittura olandese, così aperta alle scene quotidiane che riguardavano anche la parte più umile della popolazione dell'Olanda. È una ragazza che dorme perché probabilmente ha bevuto. Di fronte a lei c'è un bicchiere di vino quasi del tutto svuotato. Il rossore sulle sue guance e il bicchiere in bella mostra di fronte a lei significano che Vermeer rappresenta gli effetti del vino. La ragazza si è concessa una libertà di troppo in assenza della padrona, dei padroni, e ha bevuto durante il lavoro e si è addormentata. È una situazione del tutto aneddotica, imbarazzante, triviale se volete, ma il risultato è tutt'altro che triviale. Questa ragazza è guardata con dolcezza, con profonda umanità da Vermeer. Il rossore delle sue guance non è solo il rossore del vino, ma è anche il rossore di un pudore virginale, che è come contraddetto da tutto ciò che vediamo nella scena. Gli orecchini, e dunque una ragazza che si è fatta bella, la porta aperta, che lascia immaginare che qualcuno possa entrare da un momento all'altro. Le radiografie hanno svelato che in un primo momento Vermeer aveva dipinto al di là della porta una figura maschile. Era stato esplicito, come spesso gli capitava nella prima concezione dei suoi dipinti. Invece in un secondo momento decide di essere più implicito, più sfumato, di suggerire invece che affermare perentoriamente e di lasciare allo spettatore, cioè a noi, il giudizio finale su ciò che sta succedendo. Il quadro con un cupido e con una maschera, del cupido vediamo soltanto il piede, è in bella mostra della maschera, parla dell'amore e del fatto che l'amore è un gioco in cui ciascuno assume per l'appunto una maschera, cioè gioca il ruolo di un personaggio, persona in latino è la parola che significa maschera. Qual è la situazione? Perché la sedia è spostata in modo così naturale? Perché la tovaglia del tavolo, il tappeto che copre il tavolo, è alzato nell'angolo che dà più verso di noi, come se qualcuno si fosse seduto a quell'angolo e se ne fosse invece improvvisamente andato? C'era un uomo e se n'è andato? Oppure un uomo deve arrivare? O quest'uomo è solo nei sogni di questa ragazza abbandonata al sonno dopo aver bevuto un po' troppo? È inutile provare a rispondere a queste domande. Il mistero, l'ambiguità, la sospensione diventerà un elemento fondamentale nella produzione dell'artista. Così come è misteriosa l'ombra, quella meravigliosa ombra che copre tutta la parte superiore del quadro, da dove è proiettata. Ciò che veramente conta, al di là delle nostre idee, delle nostre supposizioni su questa geometria amorosa sconosciuta, è davvero soltanto la materia di cui è fatta la vita quotidiana, di cui è fatta la nostra visione. Il particolare più stupefacente, più indimenticabile di questo quadro è la luce del sole che batte sugli stipiti della porta e che è una luce viva che entra in un ambiente invece tutto ombroso. Un particolare che ci ricorda addirittura Las Meninas di Velázquez e prima I coniugi Arnolfini di Van Eyck. C'è una continuità e c'è una continuità che è legata proprio all'elemento costruttivo di questo quadro, la luce. L'amore di questa ragazza è ambiguo, ciò che c'è di sicuro è l'amore di Vermeer per la luce e per la vita.
cappello di Vermeer. È il titolo di un bellissimo libro di Timothy Brook, uno storico canadese che si occupa di storia economica della Cina. Dunque uno sguardo abituato alla globalità del mondo molto prima che noi cominciassimo a chiamarla globalizzazione. Egli si è innamorato di molti quadri del nostro pittore di Vermeer perché vede in essi altrettante porte per leggere i segni della globalizzazione del Seicento. E proprio a causa del cappello di Vermeer, del titolo di quel libro, oggi ci troviamo qua a Battery Park, a Lower Manhattan, la punta estrema dell'isola di Manhattan, perché qua si trovava il forte di Nuova Amsterdam, New Amsterdam, la prima fondazione della città che poi si chiamerà New York quando passerà agli inglesi, che la intitoleranno in onore del fratello del re d'Inghilterra, che era duca di York, proprio la città inglese di York. Questo forte serviva a proteggere soprattutto il traffico delle pelli dei castori che venivano da qua, dall'interno dell'attuale stato di New York e più a nord, dal Quebec e dal bacino del fiume San Lorenzo. Alle mie spalle vedete il fiume Hudson, che prende il suo nome da un esploratore, Hudson, un inglese, che però era al servizio degli olandesi. Gli olandesi che qui hanno una delle più importanti roccaforti del loro commercio internazionale. E dunque il cappello di Vermeer, fatto di pelli di castoro che venivano da questa terra, ci lega fortemente a New York, non solo perché il quadro di cui parliamo è, per puro caso, poi finito proprio a New York nella collezione di Harry Frick, il grande magnate. È un quadro straordinariamente bello. Sembra una notazione banale, ma lo stato di conservazione di questo dipinto permette di apprezzarne in modo straordinario la finitezza, la brillantezza. È uno di quei casi in cui Vermeer sembra essere riuscito pienamente a fare ciò che voleva e che prima di lui era sostanzialmente inimmaginabile. Vediamo una piccolissima scena. Vermeer riduce in questo quadro piccolo, che è alto 50 centimetri, riduce moltissimo la focale del suo obiettivo, per così dire. I confini della scena sono segnati da due sedie contrapposte, messe lungo una diagonale. Su queste due sedie posano i protagonisti del quadro. Il nostro soldato, che ha ancora sulla testa questo meraviglioso cappello di castoro. Ci si toglieva il cappello nel 600 soltanto in presenza del re, ma gli olandesi erano fieri di non averne uno, erano una repubblica. E così anche negli interni si teneva il cappello. Vediamo la meravigliosa giacca rossa che Vermeer ci butta in faccia, costruendo prospetticamente questo quadro in modo particolarmente ardito. Il gomito dell'ufficiale che buca la quarta parete e sembra entrare nel nostro spazio. Non lo vediamo in faccia, non sappiamo esattamente quale sia il volto di quest'uomo che è sempre sottinteso nei quadri di Vermeer e che spesso quando appare esplicitamente è però negato nella sua individualità. Vediamo invece in tutto il suo splendore la ragazza. Una tradizione vuole che Vermeer, qui come in altri casi, si sia ispirato alle fattezze della moglie, Caterina, ma non c'è nulla che possa confermarlo. Sappiamo però con certezza che non è una prostituta, ma è invece una ragazza dell'ottima borghesia olandese, vestita propriamente, come si addiceva ai canoni del corteggiamento, quando il corteggiatore era ammesso a entrare in casa, cosa che fino a pochi decenni prima sarebbe stato impensabile, e che ora è invece una morale relativamente più libera, nella libera Olanda, la consentiva. La ragazza ha una cuffia, stringe fra le mani un bicchiere di vino, ha i pomelli rossi per l'imbarazzo, per l'emozione, per la vergogna e guarda il suo ufficiale con un'aria sognante. Alle sue spalle una grande carta dell'Olanda ed è stato notato che è una carta che è stata realizzata subito dopo una grande pacificazione. La Repubblica ha una vita costellata da guerre, interrotta da alcuni momenti di pace. Proprio per celebrare uno di questi momenti di pace viene realizzata questa grande carta, così che si è detto in questo interno olandese che comunica con l'esterno attraverso la meravigliosa finestra aperta e vediamo i riflessi sui vetri delimitati dalle impiombature. In questo interno si riflette la situazione di pace di tutto il paese, dell'Olanda esterna, quando questi Venere e Marte borghesi, sono stati così felicemente definiti, possono incontrarsi intorno a un tavolo
portando sulla terra quella mitologia dei rapporti fra i sessi che gli italiani amavano ancora rappresentare attraverso le fattezze degli dei dell'Olimpo. È un quadro questo, dipinto da Vermeer alla fine degli anni 50, che si inserisce in un'ampia produzione del nostro artista. Il primo quadro, probabilmente di un anno o due precedenti, il quadro che inaugura questo filone, è un quadro che si trova a Dresda e che è noto con un titolo molto crudo, La Mezzana. È un quadro molto raro, unico nell'opera di Vermeer, è un quadro dove egli si mostra più vicino, più dipendente dal linguaggio dei caravaggeschi di Utrecht e che di quel linguaggio caravaggesco conserva la crudezza della situazione e anche un'impostazione spaziale e cromatica assai diversa dagli altri dipinti che poi seguiranno. La scena è esplicita, un giovane sta comprando le grazie della prostituta, la ragazza col corpetto giallo e la cuffia bianca, le sta mettendo in mano del denaro e dietro una vecchia, che non è la nutrice della tradizione caravaggesca o giorgionesca, ma è appunto la mezzana, sta sorridendo pensando all'incasso. In primo piano un giovane musicista alza il bicchiere e ci guarda impugnando uno strumento musicale. Si è notato come lo strumento musicale e il bicchiere portato dalla ragazza siano esplicite allusioni sessuali in un quadro dal contenuto programmaticamente greve e che viene alleggerito dallo sguardo del giovane dall'aria un po' svagata, sembra un simpatico fessacchiotto, che alza il bicchiere e ci guarda. In quel volto si è voluto identificare con una persistente tradizione l'autoritratto dell'artista stesso, che con molta autoironia si raffigura in una posizione che la tradizione caravaggesca riservava al truffato, al gabbato o comunque al sempliciotto. Un quadro in cui capiamo come a Vermeer viene in mente di ragionare sui rapporti fra i sessi. Egli però abbandonerà presto questa esplicitezza pesante, triviale, tipica della tradizione caravaggesca come era approdata in Olanda e si concentrerà sulla costruzione di scene ineffabili, molto più difficili da decifrare nei loro connotati morali e anche nella loro dinamica interna. Un esempio è un quadro magnifico conservato a Berlino, alla Gemäldegalerie di Berlino, e che è invece del 1658-59. Qua Vermeer ritorna all'idea di un corteggiamento borghese che non ha più implicazioni venali. Non siamo di fronte a una prostituta e la situazione è molto simile a quella dell'ufficiale col cappello di castoro e la sua futura probabile fidanzata. Siamo in un interno più largo, più arioso, con una finestra che ha al centro uno stemma che è stato identificato con quello di una donna morta a Delft alcuni anni prima che Vermeer dipingesse questo quadro, verosimilmente non c'è nessun nesso di significato, ma c'è solo la tensione tipicamente caravaggesca di Vermeer a non inventare nulla, ma a comporre una realtà del tutto fittizia attraverso frammenti di realtà effettiva. Una finestra vera della Delft del suo tempo che serve a costruire una situazione credibile in cui vediamo il corteggiatore con il cappello e il mantello ancora gettato addosso che si appresta a versare alla ragazza un altro bicchiere di vino. La ragazza ha il volto negato, qua c'è un'inversione di ciò che vediamo dei quadri di Vermeer, vediamo di fronte il corteggiatore e non vediamo invece la ragazza, che è splendida nella sua posizione scultorea.
tutto l'interno e i contorni degli oggetti ricordano quasi le vedute di interni di chiese, le vedute di interni monumentali, i corpi assumono un'evidenza oggettiva e monumentale, e c'è qualcosa di meccanico, quasi come se il corteggiamento muto, fatto non di parole, prendesse invece la strada del vino e la strada dell'allettamento dei sensi attraverso la mescita di questo liquido dionisiaco. Sulla sedia ci sono degli strumenti musicali, sul tavolo degli spartiti. Il corteggiatore aspetta che la ragazza, dopo aver bevuto, acconsenta a fare musica con lui, una trasparente metafora di un incontro sessuale. Eppure l'atmosfera è sospesa e a uno sguardo superficiale nulla fa percepire la tensione erotica che invece, guardando più da vicino, emerge con tanta chiarezza. Il quarto dipinto di questa serie, che è un dipinto conservato a Braunschweig, riprende molti degli elementi che abbiamo incontrato fino a qua. La ragazza, il corteggiatore e il bicchiere di vino, che anche in questo caso dà il titolo al dipinto. Forse più tardo di questo gruppo, siamo alle soglie degli anni 60 del 600. Un elemento che ricorreva già nella tela di Berlino è lo stemma nella finestra aperta. È lo stesso stemma che ci ricorda come Vermeer usasse una grammatica di studi dal vivo, dal reale, che poi montava in situazioni diverse. Il fatto che noi abbiamo perduto una buona parte della sua produzione non ci consente di apprezzare fino in fondo la serialità di questo metodo di lavoro. Vermeer non pensava, come nessun pittore dell'antico regime pensava, in termini di monografie illustrate o di mostre che avrebbero riunito questi dipinti, svelando le carte del gioco del suo atelier, che invece ci sono immediatamente evidenti quando noi mettiamo questi quadri in serie. Eppure apprezziamo anche in questo senso, in questo quadro di Braunschweig, alcune varianti fondamentali. Qua torniamo a vedere perfettamente in volto la ragazza, con il suo meraviglioso abito rosso, che guarda direttamente in macchina, bucando la quarta parete, con una idea che è molto rara nella pittura di Vermeer e che invece è tipica della produzione barocca contemporanea. È un quadro che più di tutti gli altri visti fin qua cattura programmaticamente l'attenzione dello spettatore. E d'altra parte non siamo i soli a guardare, o meglio non siamo i soli a intervenire in questa scena, perché sullo sfondo, annoiato e quasi addormentato, c'è un altro uomo, il terzo incomodo, una figura tipica nella pittura olandese di genere di questo momento, che dà al quadro una declinazione ironica, sarcastica, aneddotica, molto rara in Vermeer, invece tipica della pittura olandese di questo periodo. Su questo tavolo, che è coperto da una strepitosa tovaglia blu, uno dei blu vermeeriani più vivi e più forti, si trova, accanto all'immancabile caraffa, un vassoio d'argento con due frutti, uno di questi è sbucciato, una evidente allusione al fatto che questo è un amore già consumato. Questo sguardo della ragazza che va incontro direttamente ai nostri occhi mentre riceve l'ennesimo bicchiere di vino da questo corteggiatore vagamente untuoso dimostra che in effetti forse è questa la lettura giusta del quadro. A differenza della ragazza con l'ufficiale col cappello di castoro, questa è una ragazza leggera, più vana, forse perduta, che guarda verso di noi indecisa tra quale corteggiatore scegliere. Siamo portati, precipitati nel quadro con quella funzione transitiva che è tipica della pittura sacra dell'Italia contemporanea. Qua la storia che ci riguarda è una storia di corteggiamenti, è probabilmente la storia di un triangolo amoroso. E così Vermeer lentamente descrive una vasta fenomenologia dell'amore, da quello venale a quello tipicamente borghese, a quest'ultima tipologia così libera, così frivola, ma in fondo anche così felice di una vita di pace. Thank you.
cappello di Vermeer abita qua. Questo è il vestibolo di casa Frick, il palazzo di questo grande miliardario, vissuto a cavallo fra 8 e 900, l'unico uomo che si poteva permettere di avere 3 Vermeer nella sua collezione, 2 appesi nello stesso vestibolo. Questo è il secondo. È un Vermeer che ha molto sofferto, è stato pulito malamente e la gabbia per uccelli era probabilmente qualcosa che Vermeer ha cancellato e che poi è riemersa, mentre avremmo dovuto vedere molto meglio il quadro con il Cupido, un quadro che conosciamo in almeno altri 2 dipinti del nostro autore. Quadro con un cupido che innalza una carta con un asso, il cui significato è evidente a grandi linee, è un quadro che parla d'amore. Quanto poi al significato particolare si discute molto, forse è un quadro che invita ad avere un amante solo, ma di questo parleremo ancora. In questo quadro che cosa succede? Il titolo tradizionale dell'opera, La lezione di musica interrotta, si può leggere in 2 modi. Questa lezione di musica della ragazza con gli spartiti e gli strumenti musicali sul tavolo può essere interrotta dal maestro di musica che è anche un corteggiatore, perché si alza e va vicino a lei per aiutarla a leggere lo spartito, o forse per abbracciarla, per stringerla in questa fase ulteriore del corteggiamento. La lezione di musica è anche un corteggiamento, oppure questa lezione può essere interrotta da noi, che arriviamo, passeggiamo in questo vestibolo, i nostri passi richiamano l'attenzione della ragazza, che infatti ci guarda. Questo è un gesto molto raro in Vermeer, che la donna, la ragazza, si accorga di noi. Succede nella donna che scrive una lettera a Washington e in pochissimi altri casi. E in questo quadro, che conosce la smagliante qualità di Vermeer solo in alcuni dettagli, la luce che entra dalla finestra, la natura morta sul tavolo, la freschezza, la dolcezza, la spontaneità dello sguardo di questa ragazza, è una piena redenzione. Siamo ancora nella casa di Henry Frick, circondati dai quadri di una collezione straordinaria. È davvero molto raro in una grande collezione privata vedere che non c'è un solo pezzo sbagliato. Da queste pareti ci guardano il Greco, Rembrandt, Goya, Turner, Van Dyck, Franz Hals e dietro di noi Piero della Francesca e Duccio, un insieme straordinario che ha davvero pochi equivalenti al mondo. Siamo qua per parlare però di un quadro della National Gallery di Washington e poi scopriremo perché lo facciamo proprio qua. È un piccolissimo quadro che, come spesso succede nell'opera di Vermeer, lascia stupefatto il visitatore che per la prima volta lo veda dopo averlo conosciuto nei libri, nelle fotografie, nelle pubblicazioni a stampa, perché è molto piccolo rispetto a come uno se lo immaginerebbe. Vermeer ha il dono, ha la capacità di costruire immagini monumentali che si impongono per la loro presenza in uno spazio estremamente ridotto, il monumentale nella miniatura, si potrebbe dire. È il caso di questa donna che scrive, un dipinto della seconda metà degli anni 60, con ogni verosimiglianza dipinto fra il 1665 e il 67, nell'avanzata maturità di Vermeer. È una donna che scrive una lettera, è una variazione fondamentale
del tema della donna in rapporto alla lettera e alla corrispondenza. È una signora olandese del tempo di Vermeer, una sua contemporanea, ma non è un ritratto. Nessuna donna del tempo avrebbe acconsentito a farsi ritrarre in veste da camera e con i capelli, con un'acconciatura provvisoria da casa, oggi potremmo dire in maniera un po' retro, con dei bigodini. Questa donna non è una donna precisa, dunque, è una donna che scaturisce dall'immaginario di Vermeer. Ed è una donna che però sente il nostro arrivo. L'invenzione di Vermeer è quella di prendere un tipo classico della ritrattistica italiana del Rinascimento, che aveva avuto grande fortuna anche nel Seicento, per esempio con Annibale Carracci, e che poi Rembrandt in Olanda aveva reso un cavallo di battaglia straordinariamente efficace, però di virarlo verso il lato femminile. Sono sempre questi ritratti di uomini, di maschi allo scrittoio, letterati, uomini di governo, uomini d'affari, colti in un momento fondamentale della loro funzione. Si presume sempre che ciò che stanno scrivendo sia di decisiva importanza per il bene dello Stato e dei loro affari. Questa tipologia, così solenne e così grave, viene virata da Vermeer verso appunto il lato femminile. È una donna in veste da camera, nell'intimità della sua casa, che sta scrivendo. Si è tolta la collana di perle per essere più libera, più comoda. Sullo scrittoio vediamo un piccolo scrigno con le sue gioie, il calamaio dell'inchiostro, la tovaglia della tavola, come sempre in Vermeer, un po' tirata su a intercettare la luce, e noi siamo evidentemente di là dalla finestra, perché la luce arriva dalla nostra parte, la finestra che di solito noi vediamo qua non la vediamo, e Vermeer suppone che questa finestra sia esattamente al posto della quarta parete del quadro dove noi ci troviamo. È come se questa donna si accorgesse che attraverso la finestra, dalla strada, la sta salutando uno spettatore. Siamo noi. Vermeer, con una invenzione tipicamente barocca, ci mette in connessione diretta con la protagonista del quadro, che reagisce alla nostra vista, alza lo sguardo e, con cosa rarissima nella produzione del maestro, ci guarda direttamente negli occhi. Vermeer in questi anni viene ossessionato da questa idea e continua a rifletterci. Chissà quante varianti sul tema abbiamo perduto. Alcune però le conserviamo, e una in particolare si trova proprio qua, in questa stanza, ed è il motivo per cui siamo qua, parlando del quadro di Washington. Il terzo dipinto di Vermeer acquistato da Henry Frick è questa straordinaria composizione che per molti versi rompe la norma delle composizioni vermeeriane. Le figure sono più grandi di come ce le immaginiamo di solito, di come le conosciamo di solito, non sono figure reali come spesso si legge nelle descrizioni di questo quadro, sono a due terzi del reale, ma certamente hanno una presenza scenica che di solito noi non conosciamo. Ci sono altre varianti rispetto alla norma. Per esempio lo sfondo, uno sfondo nero in cui non vediamo le pareti, in cui non vediamo la finestra, uno sfondo tipicamente caravaggesco in cui la matrice caravaggesca di Vermeer emerge con tutta la sua forza. Il tavolo è lo stesso, lo scrigno è lo stesso, il calamaio è lo stesso, piccolissime varianti di composizione. Possiamo immaginarci questo dipinto come oggi si direbbe il sequel del precedente, ciò che viene dopo, la puntata successiva, ciò che avviene quando la cameriera della signora, la sua dama di compagnia, irrompe imprevistamente nello studiolo. I suoi vestiti sono dimessi,
un meraviglioso marrone accordato con il blu della gonna o di un grembiule, sono colori spenti rispetto alla veste da camera straordinariamente lussuosa di questa donna, una veste da camera che mima l'ermellino, in realtà era pelle di coniglio, così come le perle, soprattutto le grandi perle scaramazze, le perle barocche che le pendono dall'orecchio, non erano perle reali, erano perle di vetro, bigiotteria da camera. Comunque molto più solenne, elegante, chiassosa e vivace delle vesti feriali di questa cameriera, di questa colfa si direbbe oggi, la quale irrompe nella stanza, interrompe i pensieri e la scrittura della sua signora e le consegna una lettera. E qui l'intreccio si fa fortissimo. Cosa è successo? Che mentre scriveva una missiva le è arrivata un'imprevista responsiva, o invece c'è un carteggio che assume un ritmo più veloce di quello che aveva pensato? Ciò che ha appena scritto e che vediamo, purtroppo non è leggibile, ma vediamo un foglio con vergate delle lettere, è reso ormai obsoleto da questa risposta che arriva imprevistamente interrompendo la scrittura, o è la lettera di qualcun altro? È una donna che ha più amanti e più corteggiatori e questo intreccio ora è visibile. Qual è la vera spiegazione di questa storia? Non lo sappiamo. Una gran parte del senso, del significato riposto di questi quadri è affidato alla nostra meditazione ed è davvero impossibile uscire da questo museo senza recare impresso profondamente nella mente e nel cuore questo interrogativo. Qual è la storia delle donne e delle lettere di Johannes Vermeer? Questo pensiero di Vermeer sulle donne che scrivono le lettere è un pensiero quasi ossessivo e viene voglia di seguirlo, di inseguirlo, di lasciarsi un po' conquistare da questa linea di forme che evidentemente scavava dentro la mente di Johannes come un rovello. Scrivere le lettere nell'intimità di una casa. La domanda che non ci si fa guardando questi quadri è come facciamo a vederli, cioè chi siamo noi, a chi corrisponde la posizione dello spettatore, perché siamo lì dove non dovrebbe esserci nessuno, dove la logica della situazione impone un totale silenzio e l'assenza di sguardi, soprattutto di sguardi maschili, concorrenti con quello del destinatario della lettera o del mittente della lettera. E in effetti anche Vermeer ci pensa moltissimo, continua a pensarci nel filo degli anni. È arrivato alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, alla sua estrema maturità, e gli dipinge altri due quadri che vengono in mente fortemente uscendo dalla Free Collection. Uno è La lettera d'amore, cosiddetto, per antonomasia, quadro di Amsterdam, un quadro in cui è evidente che c'è qualcuno che guarda, perché la scena di una donna che riceve una lettera e la riceve mentre sta suonando uno strumento e dunque si interrompe, è una lettera inaspettata, c'è questo sguardo della donna che guarda verso la cameriera che le ha appena dato la lettera, che è uno sguardo interrogativo, carico di curiosità, forse di ansia. Questa donna noi la vediamo attraverso una porta aperta e vediamo che questa porta è una porta che non presuppone un ospite illustre, ci sono un paio di zoccoli gettati in terra, c'è uno spazzolone per pulire il pavimento appoggiato alla parete e noi stiamo sbirciando non visti. Sul muro dietro la donna ci sono due quadri, un quadro di navi, atipica marina olandese, che potrebbe rinviare al fatto che il mittente di questa lettera, un uomo, un'altra volta, è lontano e nelle Indie, con la compagnia delle Indie, a commerciare o è un militare, è comunque sperso da qualche altra parte del vasto mondo. E poi sopra c'è un quadro arcadico, un quadro di paesaggio, che qualche interprete moderno di Vermeer ha voluto associare addirittura al solo e pensoso di Petrarca, una visione intimista, qualcuno che medita sulla solitudine dell'innamorato. Thank you.
Vermeer è talmente concentrato su questa idea che poco dopo ne fa un altro di quadro molto simile, un quadro che sta a Dublino e che però rappresenta esattamente la situazione inversa, perché qua vediamo una donna che sta scrivendo la lettera. È al suo tavolo, c'è la solita finestra con una meravigliosa tenda bianca che lascia filtrare la luce. Alle sue spalle c'è un grande quadro che abbiamo già visto nel corpus di Vermeer, il Mosè salvato dalle acque, un quadro che probabilmente è l'unica invenzione matura in ambito sacro di Vermeer e non corrisponde a un quadro reale che gli possedesse. E dietro di lei c'è la solita cameriera che in questo caso sta aspettando. La padrona sta scrivendo questa lettera, sta prendendo molto più tempo di quello che aveva previsto e lei guarda fuori dalla finestra, incantata dalla luce, dai giochi del colore della vetrata. Sembra quasi un busto, una statua antica panneggiata. E la padrona è completamente assorbita dalla lettera con questi suoi indimenticabili orecchini e questa cuffia bianca. Anche qua la guardiamo mentre scrive, eppure intorno a noi, intorno a lei, non ci dovrebbe essere nessuno. Siamo una presenza del tutto abusiva. E chi siamo, viene da chiederci? Siamo Vermeer? Siamo il pittore? Perché Vermeer ha voluto lasciare degli indizi così chiari del fatto che qualcuno spiasse queste donne, che qualcuno le vedesse? E in fondo, questi atti così banali, ricevere o scrivere una lettera, che importanza hanno davvero agli occhi del pittore? E se le cose stessero in modo un po' diverso? Se lo sguardo maschile è veramente importante, quello fondamentale, l'unico che conta, fosse in realtà quello di Johannes Vermeer, fosse quello del pittore, e fosse oggi quello dello spettatore maschile che si interroga sul destino di queste donne. Insomma, l'idea che le donne per esistere non abbiano bisogno di dipendere da un uomo e che anzi sia il contrario. In fondo il quadro con il salvataggio di Mosè che Vermeer immagina di mettere alle spalle della donna che scrive la sua lettera è il quadro dove si racconta la storia di un gruppo di donne che riescono a salvare un uomo che sarà molto importante. Ma uno sguardo femminile, quello sguardo che Vermeer sembra così disposto ad accogliere, a differenza di molti dei grandi maestri della sua epoca, potrebbe forse dare una risposta diversa. Siamo proprio sicuri che queste donne stiano scrivendo a degli amanti, a dei corteggiatori, a dei fidanzati, a dei mariti lontani? Una conclusione forse poco autorizzata dalla storiografia, ma che sorge nella mente dopo aver visto questi quadri e prendendosi un po' di tempo per meditarli, come questi testi così poetici e così lenti invitano a fare, è che queste donne potrebbero anche in fondo scriversi l'un l'altra. Amiche che si mettono in relazione e che si scambiano punti di vista importanti per la loro vita. Una che scrive e l'altra che riceve, come se questi quadri fossero collegati fra loro, invece che rimandare a qualcosa che non vediamo. Certo, non c'è alcun modo di provare un'idea come questa ed è lontanissima da tutte le cose che noi sappiamo della pittura olandese. Ma c'è una cosa che rimane, che Vermeer ha deciso di non mostrarceli questi uomini e ha deciso di consacrare interamente la sua attenzione al rapporto fra le donne, la scrittura e dunque la meditazione, la riflessione e la comunicazione, tutte cose che ancora oggi riescono assai meglio alle donne che agli uomini. Guardando le tele di Vermeer si potesse essere indotti a riflettere sulla condizione femminile, lo dimostra una sequenza di Un chien andalou, un film di Louis Buñuel del 1929, cioè pochi anni dopo che Marcel Proust è stato folgorato da Vermeer nella grande mostra di Parigi. Una scena in cui la protagonista, ambientata in un interno evidentemente vermeeriano, getta via un libro con dentro la riproduzione di un celebre quadro di Vermeer, forse in un'allusione polemica al confinamento della donna in un ruolo servile all'interno di ciò che si sarebbe definito un'economia domestica. La merlettaia è china sul suo lavoro, è sguardo che si concentra, è assenza da tutto il rimanente
che non sia quel lavoro, quel moto di dita che i fili annodano in trame leggiadre. Dita e sguardo non cesseranno mai di muoversi, di quel loro moto che si muove, fermo per sempre. L'idea dell'infinità, d'una familiarità con il silenzio, solida, indissolubile e infrangibile. L'idea di un'esistenza immutabilmente, felicemente quotidiana, semplicemente semplice. L'idea d'una solitudine tutta sola e tutto il resto muto. Questa è l'idea. Le parole di Giuseppe Ungaretti descrivono, come meglio non si potrebbe, l'idea della merlettaia. Questo quadro minuscolo è alto 24 centimetri e largo appena più di 20. È il più piccolo fra i quadri di Vermeer, se si eccettuano le due piccole teste della National Gallery di Washington, ma lì il fatto che il quadro sia occupato interamente da un volto lo fa sembrare molto più grande, molto più presente nello spazio. Qua invece siamo di fronte a una sorta di miniatura, di meravigliosa miniatura che viene voglia di toccare e di vedere con una lente di ingrandimento. Non erano rare nella pittura del Seicento olandese, del Seicento in generale, le figure di ricamatrici, di donne intente al cucito. Se ne possono indicare molte nella pittura olandese, e viene in mente uno straordinario esemplare di Diego Velázquez passando alla pittura spagnola. Ma nulla del genere conosciamo in tutta la pittura europea del Seicento. C'è qualcosa che quei quadri non hanno. Non è la cronaca di un momento qualunque, non è la cronaca di un lavoro, è qualcosa di diverso. I protagonisti del quadro sono gli strumenti e i materiali del lavoro di questa merlettaia, cioè una donna che crea dei merletti. Il pizzo, questo elemento fondamentale nel vestiario, nell'arredamento, nell'immaginario del Seicento. Un merletto, una parola che in italiano viene probabilmente dai merli dell'architettura. Cravatte di pizzo come architetture, un'idea di decorazione estrema che raggiunge nell'età barocca delle vette vertiginose. E qua c'è una specie di catalogo di questa strumentazione artigiana, i rocchetti, gli spilli e tutti gli altri materiali. Per averne un'idea potete andare su un meraviglioso sito internet dedicato a Vermeer, Essential Vermeer, un sito curatissimo. E nella sezione dedicata alla nostra merlettaia troverete delle foto di oggetti e di strumenti dell'epoca che vi faranno capire quanto Vermeer guardi la realtà e ce la restituisca. Ma non si tratta di una operaia, di una lavorante. Si tratta, lo capiamo dall'abbigliamento, dalla ricchezza dei materiali, dalla dignità del volto, di una signora, dunque di una dilettante. Potremmo dire si tratta di un artista, a modo suo, che nel tempo libero crea queste piccole, fragilissime, trasparenti opere d'arte. C'è una monumentalità, la stessa monumentalità che abbiamo conosciuto nella Lattaia, un'altra donna intenta al lavoro, ritratta contro un grande muro bianco, come questo. Quello è un muro di cucina, rovinato, sbreccato, pieno di chiodi. Questo è un muro di una stanza più signorile, in cui vediamo meno difetti, meno danni, e vediamo anche la firma dell'artista che discretamente campeggia come una scritta sul muro e ci fa capire quanto quest'opera stesse a cuore a Vermeer. La ragazza, ce lo ha fatto capire molto bene Ungaretti, è quello che fa, è pura concentrazione, una concentrazione in un contesto borghese, in un contesto quotidiano, ma in un respiro, abbiamo detto, monumentale. C'è un dettaglio che distingue questo quadro da quasi tutti gli altri di Vermeer: la luce non viene da sinistra, ma viene da destra. Questo indizio, insieme ad altri, ha fatto suggerire a Svetlana Alpers, una studiosa americana molto importante della pittura olandese del Seicento, della pittura di Rembrandt e anche di quella di Vermeer, che questo quadro si possa leggere in realtà come una sorta di autoritratto. È un quadro in cui si adotta il punto di vista del pittore.
Vermeer si immagina al posto di questa ragazza, quell'abbondanza di fili colorati, meraviglioso filo rosso che cola dal cesto dove questa ragazza conserva tutti i suoi strumenti per il cucito, è un materiale inconferente con il merletto, non serve un filo rosso per fare il merletto bianco, per fare il pizzo bianco. Sembra quasi il colore di un pittore che cola. Sono i colori di Vermeer stesso, probabilmente. Si immagina al lavoro con la stessa meticolosa umiltà, con la stessa comunione con le cose, con la stessa concentrazione spasmodica che ha questa ragazza. Il lavoro dell'artista, per noi confinato in vette rarefattissime, in cima alle attività intellettuali, era ed è un lavoro materiale. Vermeer esalta questa comunione con gli altri lavoratori delle mani e della luce. E la luce, come sempre, è la grande protagonista. La luce che plasma il volto stesso della merlettaia, lo vediamo molto ben definito, quasi scolpito nella sua astrazione, nella parte che riceve la luce, alla nostra destra, laddove nella zona d'ombra, alla nostra sinistra, quasi si sfa, si disfa, man mano che la luce viene meno. La pittura è costruita dalla luce, la forma è costruita dalla luce. È come se Vermeer dicesse che attraverso di lui è la luce che dipinge. Un autoritratto che ci ricorda che Vermeer, che ha dipinto tante donne innamorate, aveva un grande amore. Il suo amore di una vita, il suo amore esclusivo, il suo amore travolgente, era l'amore per il lavoro ben fatto, per la sua straordinaria pittura.